27 del 2000, comma 1, lettera A, i debiti presenti all'ordine del giorno dai capi al numero 1 e 13 e dal 16 al 21, e due debiti da riconoscere ai sensi della lettera E, capi 14 e 15. Tali debiti è ben noto, anzi, che voi sappiate che sono per la maggior parte dei debiti derivanti da sentenze degli anni 2011, 12 e 13, mai messe in pagamento, e per le quali sono state esperite azioni esecutive negli anni 2017, 18 e 19, quindi con ulteriore aggravio di spese ai danni dell'ente, e per il pagamento di spese legali e parcelle a seguito di sentenze del TAR e del Consiglio di Stato per gli anni 2017, 18 e 19. A questo punto mi occorre doveroso richiamare quanto prevede il regolamento di contabilità dell'articolo 46, comma 2 e 6 sulla gestione dei debiti fuori bilancio. Al comma 2 detta, il riconoscimento di legittimità dei debiti del Consiglio per provvedere tutte le volte che se ne manifesta la necessità e comunque entro in ora tra il 31 dicembre di ciascun anno, relativamente ai debiti che si sono manifestati entro il 30 novembre dell'anno stesso. Per i debiti fuori bilancio che dovessero manifestarsi dopo il 30 novembre potranno essere riconosciuti nell'esercizio successivo entro due mesi dalla data di esecutività del relativo bilancio. Il comma 6 detta, i dirigenti, al fine di avviare la procedura di riconoscimento del debito, dovranno predisporre la proposta di deliberazione contenente una relazione sulle ragioni che hanno portato alla formazione del debito, nel caso in cui il debito trovasse già finanziamento del bilancio di previsione nel periodo, e trasmetterla tempestivamente entro 10 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza al servizio finanziario per la posizione del parere di regolarità contabile. Questa è una breve risposta a quanto prima eccepito. Nel caso in cui il debito non trovasse finanziamento nel bilancio di previsione, i dirigenti dovranno richiedere apposita variazione di bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 32 del presente regolamento. Pertanto, i debiti iscritti all'ordine del giorno dovevano essere riconosciuti dai consiglieri comunali che hanno sostenuto la giunta Caffora, di cui il sindaco Belli, purtroppo mi dispiace dovevo ricordare, è l'assessore al bilancio, della giunta Fuccia o delle gestioni commissariali intervenute. Debiti fuori bilancio scritti all'ordine del giorno ai primi 5 capi, purtroppo ci devo tornare perché il Consiglio ha deciso di non ritirarli, sono corredati solo di una scheda tecnica e di un apposito schema di proposta al Consiglio Comunale non numerata, in cui non è riportato il proponente dell'atto e pertanto da ritenersi anonima, non firmata, né del parere del revisore dei conti. In verità questi capi, allegato un verbale 138 del revisore dei conti del 23 luglio 2019 che non ha alcuna attinenza con i capi citati, se non nel capoverso in cui i revisori dichiarano quanto pedissequamente riportato. Successivamente, e in proseguo, il Collegio riceve numero 5 proposte di delibera di Consiglio Comunale relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, le stesse vengono analizzate per l'emissione del relativo parere. Pertanto è chiaro che manca l'espressione del Collegio su detti capi. Ancora, i debiti fuori bilancio iscritti dei capi dal numero 1 e 5, le proposte 42, 43, 44 e 46, che riguardano le sentenze di capo e Consiglio di Stato in materia urbanistica con condanna alle spese legali, non contengono la proposta del dirigente alla pianificazione e controllo del territorio, che pur esprimendo il parere favorevole di regolarità tecnica attinente alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, non redige la proposta al Consiglio né la sottoscrive. Si evidenzia che il surroga alla proposta del dirigente di una scheda tecnica ed un'anonima proposta di Consiglio. Per gli altri capi dal 6-21, con l'esclusione delle proposte 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti è uguale per tutti e si esprime così, quindi non è singolo per ogni atto, è unico. Parere favorevole alle proposte, di cui alle sentenze in oggetto, invitando l'ente ad individuare gli eventuali responsabili per le somme pagate, in più rispetto alla forza capitale per il recupero. Io gradirei essere ascoltata. Gradirei essere ascoltata, mi perdoni. Allora,
parere favorevole alle proposte di cui alle sentenze in oggetto, invitando l'ente ad individuare eventuali responsabili per le somme pagate in più rispetto alla sorta capitale per il recupero delle stesse a loro carico, evidenziando che attualmente le risorse a copertura dei debiti sul bilancio in esame non risultano stanziate e che quindi la copertura degli stessi è subordinata alla variazione di bilancio 2019-2022 determinata a seguito della delibera di salvaguardia al bilancio. Si invita inoltre l'ente a procedere a inviare tempestivamente tutto alla competente procura regionale della Corte dei Conti. Pertanto, in sintesi, capisco, come penso che possano capire tutti che sappiano leggere, i revisori dichiarano che i debiti del Nord non hanno copertura finanziaria preventiva, ma potrebbero averla successivamente con l'approvazione al capo 22 dell'ordine del giorno. Così il parere di regolarità contabile sui certificati. Il responsabile del servizio finanziario economico e tributario, ai sensi dell'articolo 147, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2267 e seguenti, esprime parere favorevole di regolarità contabile. Vengono espresse le seguenti note. La presente deliberazione finanziata mediante la variazione di bilancio collegata alla proposta di deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso di predisposizione. Ancora mi pare di capire che i pareri sono da ritenersi negativi, in quanto la copertura finanziaria non viene certificata, poiché la si otterrebbe, come dichiarato dal verbale del 18 luglio 2019 dal responsabile del servizio finanziario, da un atto in fase di predisposizione e quindi non ancora approvato, pertanto giuridicamente inesistente. E tanto ancora di leggere, ho quasi finito, vi chiedo solo altri 2 minuti, di leggere l'articolo 153,5 del decreto legislativo 267-2000 che recita così. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed ha posto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa e in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e quando occorre in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità. Per cui, sono le proposte 73, 74, 75, 76, 78 e 79, il responsabile economico e finanziario del prescritto è pieno favorevole e senza riserve, mentre i revisori dei conti si esprimono così. Parere favorevole alla proposta, di cui alle sentenze in oggetto, invitando l'ente ad individuare eventuali responsabili per le somme pagate, in più rispetto alla sorta capitale per il recupero delle stesse a loro carico. Si invita l'ente a procedere ad inviare tempestivamente il tutto alla competente procura regionale della Corte dei Conti. Quindi, per tutto quanto espresso e considerato, lo scrivente consigliere comunale non approverà i capi posti all'ordine del giorno ed infine invita, in conformità di quanto richiesto dai revisori dei conti, ad inviare alla procura regionale della Corte dei Conti, accompagnati, oltre che dal presente documento, anche da una specifica e dettagliata relazione del Consiglio dei Revisori o del Segretario Generale, che rilevi le criticità degli atti, quantifichi il grave danno erariale arrecato all'ente, ne individui i responsabili a